Ben ritrovati cari amici di Angoli, benvenuti alla seconda parte del nostro appuntamento della sera. Bene, ormai siamo in autunno, un momento dell'anno durante il quale si fanno tanti cambiamenti, si aprono gli armadi, ci sono tanti capi d'abbigliamento, oggettistica e quant'altro che magari non ci servono più. E allora che fare? La soluzione è Mercatopoli e ci sono anche tante novità. Andiamo a scoprirle insieme. Baby Bazaar è uno dei reparti più operativi di questa realtà e allora andiamo direttamente da Maddalena, che è una commessa che lavora qui, per conoscere nel dettaglio ogni particolare. Maddalena, come è organizzato questo reparto? Buongiorno a tutti, il reparto è organizzato con gli appuntamenti del mattino, con il biglietto, il numerino. Alle 9:30 noi apriamo il negozio, fine esaurimento posti, potete portare abbigliamento lavato, pulito, in ordine, stirato. Mentre per quanto riguarda i giochi e le attrezzature, abbiamo il ritiro aperto fino a mezzogiorno, sempre col numerino. C'è un grandissimo afflusso effettivamente, ma avete trovato il modo per organizzarlo al meglio. In che senso? Sì. Allora, abbiamo anche l'appuntamento online nel pomeriggio per i clienti che magari alla mattina non riescono a venire per questioni di orari e di minuti, soprattutto contati, perché la vita comunque è molto frenetica. E al pomeriggio si va sul nostro sito, semplicissimo, in basso a destra si apre un home page dove c'è prenota il tuo abbigliamento online, ti si apre il calendario dove tu dalle 15 alle 17 puoi prenotare il tuo abbigliamento, il tuo posto per l'abbigliamento. Chiaramente tu, avendo questo appuntamento prenotato, arrivi e sei subito servita. Insieme al pomeriggio puoi portare anche i giochi comunque, perché i giochi sono in un orario molto largo, nel senso che fino a mezzogiorno e fino alle 6 la sera. È più fluido come ritiro, nel senso che non ci sono imposizioni di orari e i biglietti comunque non sono limitati come al mattino per l'abbigliamento. Quindi sono tantissime le proposte tra abbigliamento, attrezzature e giocattoli, ma se non fossimo soddisfatti, come possiamo comportarci? Allora, il cliente che viene a acquistare da noi può rendere l'oggetto o il capo che ha acquistato il giorno prima, riportandolo il giorno dopo, noi le daremo indietro i soldi che ha speso. Invece, se comunque vuole pensarci o vuole provarla bene a casa, ha comunque 7 giorni di tempo con cui riportarcelo indietro, avrà un buono pari al valore del capo che ha riportato indietro da spendere entro un anno. Ma non è tutto, perché ci sono anche particolari promozioni legate ad una carta. Sentiamo nel dettaglio. Ecco, la carta è la cliente, sarebbe il cliente più. Praticamente il cliente, spendendo 5 euro a questa carta, nell'arco dell'anno solare, può accedere a delle promozioni che il negozio comunque fa. Adesso, ad esempio, molto attiva, fino al 31 di dicembre c'è questa promozione su tutto quello che si acquista il giovedì, il venerdì. Viene restituito un buono pari al 20% della spesa da spendere entro un mese. Quindi comunque il cliente ha indietro il suo buono da poter rispendere, perché magari ha visto una giacca, un paio di scarpe che dice no, adesso non li prendo. Magari con questo buono può comunque soddisfare la sua richiesta. Possibile quindi consegnarvi abbigliamento adatto a qualunque stagione? È già il momento per l'abbigliamento da neve, per esempio? Sì, molto ricercato l'abbigliamento da neve, perché sappiamo benissimo quanto costa l'attrezzatura da neve. Noi comunque qua abbiamo dei prezzi stracciati, con ancora cose nuove, tute, caschi, dopo sci, boot, che comunque i bambini, sappiamo benissimo, il numero scappa subito, magari fanno solo un weekend e vanno la stagione prossima e non gli vanno più bene, quindi comunque è una spesa
elevata se tu vai in un negozio comunque a prendere, anche se vuoi farti solo un weekend. Qui puoi comunque accedere a far divertire comunque il bambino in montagna, ma a prezzi molto inferiori al mercato. Quindi Maddalena, in conclusione, che cosa consigli alle mamme all'ascolto che vogliono vendere degli articoli, ma anche alle mamme che invece sono alla ricerca di soluzioni ottimali per i più piccoli? Consiglio vivamente di venire da noi, perché comunque è un negozio dove puoi ricavare del denaro contante. Io in prima persona lo faccio, perché avendo due bambine le taglie comunque scappano, crescono, e posso ricavare del denaro contante per comprare nuovi capi alla moda, firmati, magari griffati, per le mie bambine. Quindi vi consiglio vivamente di venire a trovarci, vi aspettiamo e alla prossima! Altro reparto particolarmente dinamico è quello dedicato all'oggettistica. Allora cerchiamo di entrare nel merito di quali sono gli articoli più presenti, chiedendolo ad Andrea. Andrea, che cosa accade in questo reparto? Buongiorno a tutti. Anche qua tutte le mattine dalle 9:30 iniziamo il ritiro di tutti gli articoli che ci portano i clienti, che possono spaziare dagli oggettistica, casalinghi, libri, quadri, e soprattutto in questo periodo abbiamo iniziato il ritiro degli articoli natalizi, per cui se doveste avere a casa degli articoli di Natale che non usate più, in buone condizioni, ce li potete portare che li ritiriamo. Abbiamo infatti proprio alle nostre spalle un albero di Natale che inizia a prendere forma, quindi questo ovviamente è legato a un periodo dell'anno, mentre durante tutto il resto appunto dell'anno qualunque tipo di oggetto è sempre benvenuto. Sì, questo chiaramente durante tutto l'anno ritiriamo articoli casalinghi, piatti, bicchieri, libri, quadri, articoli vintage, vanno molto e potete portarli, l'importante è che siano puliti, in ordine e vendibili soprattutto. Anche in questo reparto è possibile usufruire di promozioni, e se sì come? Anche qui abbiamo attivato la tessera a livello bronzo, che è una tessera che costa 5 euro all'anno e chi la sottoscrive riceve un buono acquisto pari al 20% della spesa effettuata, spendibile dal giorno dopo entro 30 giorni. Coloro che dovessero consegnare articoli particolarmente ingombranti hanno una via preferenziale per mettersi in contatto con voi? Sì, abbiamo un numero di WhatsApp dedicato sul quale ci potete mandare le foto degli articoli ingombranti che non siete sicuri se possono andare bene o meno. Visionate le foto e vi facciamo avere un preventivo sia sul costo dell'eventuale ritiro sia su una valutazione degli articoli, così da non fare strada inutilmente. Ed è sempre più facile anche raggiungere il parcheggio di Mercatopoli, ci sono delle novità importanti, quindi Andrea, come l'avete riorganizzato? Allora, abbiamo ristrutturato tutta l'area del parcheggio mettendo dei sensori wireless sotto ogni postazione, i quali comunicano con una centralina. Abbiamo installato anche due semafori in modo tale che sulla rampa di discesa e di salita non ci sono incroci di macchine indesiderati. Tutta l'area del parcheggio è molto più facile parcheggiare. Quindi una sempre maggiore fruibilità nel raggiungimento del parcheggio, ma anche una facilità nel prenotarsi addirittura online, è così? Sì, abbiamo la possibilità di prenotare appuntamenti per capi di abbigliamento online, che è un'agenda elettronica che ormai abbiamo da qualche anno. Allora Andrea, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, che hanno oggetti a casa che non utilizzano più ma ai quali vogliono regalare una seconda vita, che cosa suggerisci? Di portarli da noi in negozio senza problemi, che abbiamo personale specializzato al ritiro di qualsiasi categoria merceologica, che può variare dall'abbigliamento ai mobili all'oggettistica, e che adesso abbiamo anche ampio spazio per parcheggiare e di venire a trovarci, che vi aspettiamo.
Bene, e allora è proprio questo il modo giusto per ridare una seconda vita a tutti gli oggetti che non ci servono più. Quindi venite a Mercatopoli, per questa sera è tutto e grazie per essere stati con noi.